Istanti a Roma, uniti così assicura chi mantiene i rapporti tra il centro e le periferie in Calabria. Si avvicina il tempo delle grandi scelte nel centrodestra calabrese, rimasto orfano di Jole Santelli. Il dibattito interno finora rimasto circoscritto alle ovattate stanze dei partiti ha riguardato questioni preliminari. Dalla prossima settimana si entrerà nel vivo delle scelte. Risolta la crisi di governo, l'attenzione sarà tutta per le candidature in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E se le piste più accreditate sono quelle che conducono al deputato Roberto Chiuto, potrebbe tra l'altro diventare capogruppo del partito a Montecitorio, dopo la promozione di Maria Stella Gelmini a ministra, o alla sindaca di Vibo, Maria Limardo, non sono da escludere colpi a sorpresa, come da Copione quando c'è il cavaliere a guidare le operazioni. Nel ruolo di outsider ci sono sempre il parlamentare Francesco Cannizzaro e l'assessore regionale Gianluca Gallo. E un clima di attesa si respira pure all'interno del centrosinistra. Nicola Irto, il candidato designato dal Partito Democratico, non ha ancora sciolto la riserva sull'offerta di candidatura a presidente della regione che gli è arrivata da IDEM. I tempi della scelta si sono allungati per il sovrapporsi di una serie di intoppi non solo politici. Tutto comunque dovrebbe essere più chiaro tra lunedì e martedì della prossima settimana. Nell'attesa, il leader del polo civico, Luigi De Magistris, prosegue nei suoi tour tra il Pollino e lo Stretto a caccia di adesione al suo progetto rivoluzionario per questa regione. C'è spazio anche per un piccolo giallo. Lo scorso 16 gennaio De Magistris sarebbe arrivato in Calabria, nella città dello Stretto, con auto di servizio e scorta a spese del comune di Napoli. A scriverlo è la Repubblica Edizione Napoli, che racconta, i giorni precedenti, l'annuncio ufficiale della candidatura di De Magistris al governo della regione. Quanto contesta il quotidiano è dunque la natura dell'impegno, più politico che istituzionale, motivo per il quale non sarebbe giustificato il rimborso addebitato a Palazzo San Giorgio. Dallo staff di De Magistris comunque si ricorda che il sindaco ha la scorta da anni e naturalmente lo segue a prescindere dal tipo dei suoi impegni.